Mister Alessandro Del Grosso, come ci si sente primi della classe? Beh, come ci si sente? Normale. Il campionato è ancora lungo, abbiamo ancora tante battaglie da combattere, perciò aspettiamo prima di dire tante cose. L'unica cosa che posso dire è cercare di arrivare alla salvezza il più presto possibile, mettendo fieno in cascina, e questi sono punti importanti per noi. Domenica viene una partita importante, delicata, preferivo forse altre partite da fare, perché domenica viene il Chieti, non ha nulla da perdere. Sicuramente si giocherà la partita dall'inizio alla fine, è una buona squadra, l'ho vista in parecchie occasioni, perciò dico ai miei ragazzi di non abbassare la guardia, anzi forse di alzare un po' più le antenne in questa settimana specialmente. Ecco, non abbassare la guardia, restare concentrati, ma dopo 5 giornate, 3 vittorie consecutive e 2 pareggi, insomma, sono segnali sicuramente positivi che fanno parlare bene, insomma, dell'Agnone altrove. Questo mi fa solo piacere, ma mi fa piacere per i ragazzi, perché i ragazzi stanno qui dall'inizio, che si stanno impegnando, ci credono in tutto quello che fanno, e devo dire che si è creato un buon gruppo, anzi un ottimo gruppo, uno dei pochi spogliatoi che ho visto compatto in tutto e per tutto, e poi dopo i risultati vengono di conseguenza, ma l'importante è avere un gruppo compatto, dei ragazzi che comunque combattono la domenica quando vanno in campo, perché è l'unico modo per cercare di superare qualsiasi ostacolo. Mister Del Grosso, cosa deve temere oggi l'Olimpia Agnonese? Deve tenere solamente l'Olimpia Agnonese, deve stare attento a mantenere la concentrazione partita dopo partita. Non abbiamo fatto niente fino adesso, perché il campionato sono 5 partite che è iniziato, tutto può cambiare, tutto può rigirarci. E l'unica cosa che chiedo ai miei ragazzi è di mantenere la concentrazione domenica dopo domenica, ripeto, perderò del tempo a dire queste cose, però l'unica cosa che ho chiesto sempre ai miei ragazzi è di combattere domenica dopo domenica, perché è durante la settimana che cerchiamo di seminare e poi la domenica di raccogliere qualcosa. Arriva il Chieti domenica, servirà il grande pubblico al Civitella, ecco, l'Eco le dà la possibilità di fare un appello alla tifoseria locale. Sicuramente chiedo agli agnonesi di darci una mano, come hanno sempre fatto, anche fuori casa, per carità. Sono venuti, ho visto 50-60 persone, non me l'aspettavo, sono sincero, e i ragazzi erano ancora più contenti. Spero che domenica ci diano una mano, comunque vada la partita, questi ragazzi stanno dando tanto, stanno facendo dei sacrifici importanti, e spero di essere ricambiati dal pubblico di domenica contro un Chieti che è molto agguerrito. In definitiva, una domanda su Daniele Gragnoli, l'attaccante Granata, come sta? Sta meglio, sta recuperando, non so se per domenica ce la farà, però sicuramente una pedina importante, ma come sono importanti tutti quanti, dal più piccolo al più grande. Grazie, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie.